Ciao raga, oggi siamo qua per parlare di una delle esperienze peggiori che io abbia mai avuto con due prodotti tecnologici, ovvero i miei AirPods Pro e il mio Galaxy S10, un telefono Android. Iniziamo. Francamente, questo video io non lo volevo fare, ma proprio perché non volevo fare questa esperienza, sinceramente, per quello, raga, è una cosa ingestibile proprio. Arriviamoci pian piano. Suddividerò il video in due sezioni. Le funzioni che mancano e i problemi generali che hanno. Partendo dalle funzioni, perché, e questo è preoccupante, sono la parte meno peggio. Innanzitutto, come potete immaginarvi, non c'è nessuna possibilità di personalizzazione nelle impostazioni, e già questo è un enorme svantaggio. Non potete scegliere che microfono devo utilizzare, non potete scegliere che modalità di ascolto sono disponibili premendo sul sensore delle AirPods, e ovviamente non c'è neanche la possibilità di scegliere se fare in modo che le AirPods, quando viene rimossa una delle due, smettano di suonare, di riprodurre musica o video, insomma, quello che c'è. Quella scelta è già fatta per voi e ne parlerò meglio tra un attimo. Appunto, per quanto riguarda queste funzioni a quanto pare esclusive dell'iPhone, lasciatele stare tutte, non solo quella che ho detto prima, ma anche la possibilità di passare l'audio dalle AirPods agli speaker, insomma, al dispositivo che è connesso, quando le rimuovete entrambe dalle orecchie. Continueranno a riprodurre sulle AirPods finché non le disconnettete o cambiate la sorgente voi manualmente. E ovviamente non avrete nemmeno i controlli di cancellazione attiva del rumore e trasparenza. E per la cronaca, sì, perderete anche quella piccola funzione che è molto comoda di analisi del suono nel vostro orecchio per capire qual è il gommino, la dimensione dei gommini più adatta alla vostra, se è piccola, media o grande. Su iPhone c'è ed è molto figo, su Android ovviamente no. Fortunatamente sia la cancellazione attiva del rumore che la trasparenza restano utilizzabili e la qualità è la stessa. Come la stessa anche la qualità del suono. Sfatiamo questo mito, le AirPods non suonano peggio su Android rispetto all'iPhone. La qualità sonora è la stessa. Però quelle modalità saranno ovviamente impostabili solo tramite il sensore sull'AirPod invece che dal telefono, che è ok una finezza. Sono piccoli step in più che dovete prendere, però ce ne sono così tanti piccoli step, adesso li vedremo tutti, che è abbastanza scomoda l'esperienza. Non ci sarà nessuna possibilità di verificare la batteria nel menu del Bluetooth, né di richiamare l'assistente Google se è collegato ad Android. Per fare queste cose vi servirà un'app di terze parti, quella che vi consiglio io è Assistant Trigger, che è molto buona, devo dire, e comunque però non è al livello di integrazione nativa che c'è sul sistema iOS per queste. Perché prima di tutto è a pagamento, costa 2,10 euro. Ma anche se pagate quei soldi, ok, non sono così tanti e se avete comprato delle AirPods Pro probabilmente potete permettervela, non è integrata bene con Android quanto l'integrazione nativa proprio che ha iOS, insomma, immaginatevela la situazione, l'interfaccia non è così pulita, le funzioni comunque sono un po' più macchinose, un po' più sperimentali, non proprio integrate perfettamente e soprattutto un'app non risolverà mai da sola i problemi di latenza e di connessione che hanno queste cuffie con Android. Finiamo un attimo col parlare di cos'altro state perdendo. Innanzitutto funzioni extra ed esclusive come l'audio spaziale a cui Apple sta ancora lavorando, non saranno disponibili ovviamente, e neanche aggiornamenti firmware saranno possibili fare senza un dispositivo Apple. Perché sì, il metodo di Apple per aggiornarle, di lasciare il case aperto in carica con le AirPods dentro vicino ad un iPhone, è pessimo, siamo tutti d'accordo, ma è comunque meglio di niente. Ogni tanto potrebbero aggiornarsi, è questo il discorso. Infine, le AirPods si caricano con una porta Lightning e probabilmente, se il vostro telefono è un Android, saranno l'unico dispositivo in vostro possesso che usa questa porta, il che è scomodo, dovete avere un cavo in più praticamente sempre o caricarle wireless. Fortunatamente le AirPods Pro e alcune paia delle AirPods normali supportano la carica wireless, però è, diciamo, mettere una pezza a un taglio grosso così. Ora, come se tutto questo non bastasse, passiamo alla seconda parte, i problemi di connettività. Prima di tutto, con il mio Galaxy S10 sono stato schifato dalla latenza. È abbastanza da essere sempre molto visibile, sia che voi state guardando video, film o beh, qualsiasi cosa in realtà, anche solo giocando a un videogioco. E francamente trovo che da solo questo sia abbastanza per non acquistarle con Android. Un paio di cuffie wireless da più di 200 euro, che non posso utilizzare per guardare contenuti multimediali perché c'è troppa latenza, è inaccettabile, secondo me. Cioè, proprio rendono l'esperienza così mediocre che anche la cancellazione attiva del rumore, che è molto buona, la qualità sonora, che comunque è discreta, e la loro leggerezza nelle orecchie, che proprio, cioè, ve le fa sparire praticamente, non le sentite, sono davvero molto comode. Sono tutte funzioni che però passano in secondo piano se non riesco a godermi l'esperienza proprio quando guardo qualcosa. Inoltre, dovete sperare che si connettano, perché una volta su 5 circa, quando sono connesse già al mio telefono, ma solo nel case, e le apro, non si connetteranno, devo andarle in Bluetooth e manualmente collegarle. E questo se avete soltanto un telefono. Se avete anche un portatile tipo il mio MacBook, buona fortuna, perché ogni tanto, non spessissimo ma succede,
anche quando le voglio passare da un dispositivo all'altro, non solo devo andarne tutte e riselezionarle, quello è normale. No, ogni tanto non le prenderà, mi dirà impossibile connettersi e quindi dovrò o spegnere il Bluetooth e riaccenderlo, o rimettere queste nel case, chiuderlo e riaprirlo. Cioè, vi giuro, è una cosa che ti fa impazzire. Ma questo non è neanche tutto. Per terminare in bellezza, vi racconto di un episodio che mi è successo. Un paio di settimane fa stavo uscendo, era venerdì o sabato sera, esco di casa, prendo la mia bici, proprio ero lì davanti alla bici, mi metto le cuffie per ascoltare la musica mentre vado e metto in play dal telefono, le cuffie sono connesse al telefono, niente, non suonano. Io non capisco. Allora, niente, provo a rimetterle nel case e rimettermele, niente. Disconnetto il Bluetooth e riconnetto il Bluetooth, niente. Provo addirittura a eliminarle dai dispositivi conosciuti del telefono e riaccoppiarle di nuovo. Niente, anche se però provando a ricollegarle al Mac funzionavano, quindi non capivo, il telefono metteva in play la musica anche se proprio non suonavano loro e anche la cancellazione del rumore e la trasparenza funzionavano bene. Beh, ho dovuto tenere premuto il tastino qua dietro 15 secondi per resettarle completamente, riconnetterle e hanno funzionato. Io non so perché di sta roba, ma fa lo stesso, guardate, quello che dovete capire non le consiglio, non posso consigliare queste cuffie per Android, costano troppo e se funzionassero come funzionano su Android dappertutto, non le pagherei più di 40 euro probabilmente. E questo è un po' tutto. Peccato perché, come sapete, le adoro. Ci ho fatto una recensione completa che se volete potete vedervi qua sopra, dove ne ho parlato in molti casi e molto spesso bene, nel senso che mi sono trovato molto bene, ma su Android no, non valgono quello che costano assolutamente, non valgono neanche la metà, a mio parere. A meno che non sia proprio essenziale per voi andare in giro con le classiche cuffiette bianche di Apple nelle orecchie. Ma a quel punto compratevi anche un iPhone e siete a posto. Fatemi sapere se voi li avete con Android, se avete gli stessi problemi che ho avuto io, o se ce l'avete con iPhone, quanto è meglio l'esperienza, so che è molto meglio. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto potete iscrivervi, lasciare mi piace e commentare. Seguitemi su Instagram, c'è il link in descrizione, oppure mi cercate Pietro Amei e sono lì. Noi ci vediamo lunedì alle 13:30 con un nuovo video. Bella raga!